Ma vi altri? Ne ho mai per strada. Cavite che va a fare una roba. Ma so di parlare. Non mi interessa, va via. Dai, stavo a farmi incassare, per favore, dai, so di parlare. Va via! Ma questo batto. Cosa ha avuto battermi? Hulk. Riesco mai a tirarlo fuori quando sta facendo queste cose. Sta là fermo e non sta a rompere. Volevo fare due o tre riflessioni sull'avvenimento della settimana, e cioè la mattanza nell'oasi di Spinea, dove sono stati uccisi molti animali, porcellini d'India, anatre, galline, eccetera. All'inizio sembrava fosse stato un attentato, sembrava fossero arrivate delle persone e li avessero ammazzati loro, schiacciando la testa dei porcellini d'India, bastonando le galline, le anatre. Però poi è arrivato l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e ha fatto dei rilievi, è andato a controllare, ha preso i cadaveri di alcuni animaletti e ha controllato il luogo. E dai loro rilievi si è capito che ad ammazzare questi animali molto probabilmente è stato un canide, e dei canidi fanno parte le volpi, ed è molto probabile che ci siano volpi da quelle parti, perché so che ce ne sono molte ultimamente dalle nostre parti. Io abito vicino a Spinea, è a due comuni di distanza, quindi non penso sia una cosa inventata. Inoltre i rilievi dell'Istituto Zooprofilattico hanno trovato molti escrementi di volpe nell'oasi, e questo avvalora l'idea che siano state le volpi a fare questo. C'è un po' un controsenso tra quello che era stato detto all'inizio, e cioè che erano stati pestati e bastonati gli animali, a quello che hanno trovato con i rilievi, e cioè che sono state le volpi, ci sono segni di morsi, e quindi non so, io non, sinceramente non so cosa pensare, perché l'Istituto Profilattico ha parlato appunto di canidi e si è arrivati a dire volpi perché hanno trovato gli escrementi di volpe, e io mi fido abbastanza di quello che dice questo ente, perché è abbastanza autorevole e veritiero. Quindi mi faccio fatica a credere che questo sia tutto un mega complotto per coprire l'azione di altri cattivi uomini che vogliono prendere possesso di questa oasi. C'è anche da dire però che avevo avuto qualche problema il signor Piva con gente che aveva bisogno di quello spazio per costruire altre cose, non so cosa. Quindi alla fine dei conti questo evento è abbastanza fumoso, perché si parte da sapere tramite i media alcune informazioni e si va a finire nel saperne tutt'altre. Quindi faccio fatica a credere che sia veramente un complotto, e propendo più che altro per l'ipotesi volpi, perché c'è da dire anche che questo periodo è quello in cui le volpi addestrano i loro piccoli a cacciare. E poi è vero che hanno ammazzato molti animali, un po' troppi magari, però è anche vero che questi animali, le volpi, hanno acquisito tramite l'evoluzione la caratteristica di ammazzare più prede di quello di cui hanno bisogno, per un discorso di mantenere delle prede pronte per i periodi di magra. Quindi è plausibile che abbiano ammazzato così tanti animali. Ed c'è anche da dire che molto probabilmente era più di una volpe, e quindi è ancora più probabile. Quindi non andate a ragionare con la pancia più che col cervello. Pensate a tutto quello che si sa, che poi sappiamo tramite l'Istituto Zooprofilattico e i suoi rilievi, perché io non sono andato personalmente sul luogo. E quindi basandomi su quello, io direi che è molto probabile siano state le volpi. E lo spero. Spero siano state le volpi, perché non voglio credere ci sia un complotto incredibile sotto.
Detto questo, mi dispiace molto per tutti gli animali, gli animaletti morti, però era da mettere in conto, perché le volpi ci sono dalle mie parti, lo so bene. Pur che mi sta guardando male, però dovevo dire queste cose, dovevo fare queste riflessioni. Noi ci vediamo al prossimo video e anche Pulk vi vedrà al prossimo video. Devi fare altri video? Anche Massa. Sì, deve fare altri video. Quindi ciao e buona giornata.